Questo era Johnny and Mary, disco di dei Placebo, prima scelta musicale del nostro ospite Gianluca Mercadante, che è al telefono. Buongiorno Gianluca. Benvenuto. Buongiorno a voi e ben ritrovati, perché esatto. Io, sapete, sono afficionado di certo. Letture metropolitane. Grazie. E Gianluca mi scriveva, insieme a queste le sue scelte musicali, il fatto che fossero state una concertazione con l'editore, e che salutiamo, Las Vegas Edizioni, ai quali vogliamo sempre molto molto bene. E perché appunto tu avevi avuto qualche difficoltà, perché c'era troppe cose, o non ti veniva un collegamento? Com'è andata? No, allora vabbè, intanto non è un libro abitato da musiche, vero, diciamo, quindi era comunque difficile trovare degli accostamenti sensati. E poi io ascolto o musiche indipendenti, quindi cose che magari alla radio non possono venire trasmesse per una questione naturalmente di SIAE e di quant'altro, oppure ascolto rock pesante, per cui onde evitare, cioè guarda, non volevo, ecco. Per un futuro vai sereno su qualsiasi cosa, perché sulla dielettrica può andare tutto. Anzi, va di tutto, cioè. Beh, veramente è allora andata qualsiasi cosa. Manson, ma Marilyn Manson è niente, è l'albero ma qui, azzurro, cioè qua veramente tu non hai idea. Ascolta ogni tanto, vedrai che c'è di tutto. Mettici alla prova, vai. Allora, va bene. Abbiamo cominciato con i Placebo, entriamo un po' in Banda Cittadina, che è un romanzo, devo dire, che parte già da un presupposto estremamente affascinante, che è quello di un mondo, quello dei famosi baracchini, delle ricce trasmittenti, che è un mondo molto poco conosciuto al presente, ma che ha invece ha avuto una grande, forse ancora, poi questo adesso me lo dici tu, fascinazione e soprattutto fidelizzazione, cioè è uno di quei fenomeni che ha creato attorno a sé un mondo, no? Quasi una bolla a parte. Sì. Io vorrei capire da dove sei partito, se il tuo è un interesse personale reale o sei preso spunto da qualcos'altro. Partiamo da questo. Ma dunque, è stato sicuramente un interesse personale, perché quando ero più ragazzino, diciamo adesso ho 48 anni, quindi sono un ragazzo, quando ero più ragazzino l'ho usato, il CBE, e peraltro ho beccato il colpo di coda finale di questa, di questa cosa, perché in quegli anni lì sembrava proprio essere nata una sorta di moda. Okay. Attorno al CB, parliamo della prima metà degli anni 90 e forse il finire degli anni 80. C'erano parecchi ragazzini che lo usavano, non ero il solo, ma c'erano le vecchie guardie, i radioamatori, alcuni anche pionieri dagli anni 70, quindi è stato un bel modo di come dire, uscire da determinate timidezze, perché oggi siamo abituati a nasconderci dietro uno schermo e facciamo di tutto dietro uno schermo, no? Dalle cose più scabrose alle amicizie più normali. Quello secondo me era un modo per conoscere persone essendo più veri, perché comunque tu uscivi esattamente come stiamo facendo adesso noi, con la voce. Uh-huh. E la voce in qualche modo ti rende più sincero, non so se mi spiego. Certo. Dopodiché sono passati all'incirca una trentina d'anni, ma sembrano 300, perché le tecnologie hanno preso una rincorsa incredibile, hanno cambiato anche il nostro modo di intendere la vita, cioè adesso non si toglie più il saluto a una persona, la si blocca su Facebook, su WhatsApp e sui vari social, ma sto facendo un esempio molto terra terra, e credo che tutta questa corsa, insomma, ci abbia un po' portati lontani da quelli che sono i rapporti umani più basilari, e quindi mi è piaciuto tornare un attimo indietro con la memoria, riprendere quel periodo, ma soprattutto portarlo ai giorni nostri con l'escamotage che accade nella trama del romanzo, di cui credo parleremo fra poco, per cui portare una vecchia tecnologia anche solo per un giorno o due ai giorni nostri, che sono estremamente tecnologici, siamo nell'era del 5G, siamo nell'era di internet, dell'intelligenza artificiale che fa anche piuttosto paura, è stato un esperimento secondo me importante, perché magari si potesse fare davvero, anzi spero che l'uscita di questo libro coinvolga in qualche misura radioamatori che possano e vogliano fare qualcosa del genere in
qualunque punto d'Italia, penso che sarebbe una bella cosa. Sì, mi chiedevi anche se è ancora usato. Sì, la risposta è sì, ma soprattutto da appassionati o da camionisti. Camionisti non tutti, però se ci fate caso, sullo specchietto retrovisore esterno c'è sempre un'antenna, e se ve lo ritrovate dietro la macchina potreste leggere, guardando nello specchietto retrovisore, una sorta di targhetta davanti al come si dice, al adesso non me ne intendo molto di macchine e di motori, anche se il mio protagonista fa il meccanico. Comunque c'è sempre una targhetta con la sigla, vale a dire il nickname dell'utente, sì. da Scooby-Doo a Tornado a Monte Bianco, che sono anche nomi che utilizzo nel romanzo. Sì. Ecco, i camionisti lo usano ancora, probabilmente meno di prima, però lo usano ancora soprattutto per le emergenze. Ok, e quello che succede in questo romanzo, il protagonista è Filippo, che appunto è stato da ragazzino uno dei più giovani radioamatori, uno diciamo di quelli di più successo nel suo periodo, negli anni 90, è cresciuto, ha diciamo dismesso questo hobby, e a un certo punto però si ritrova a dover recuperare tutta la sua attrezzatura, perché viene coinvolto in una sorta di caccia al tesoro basata proprio sull'utilizzo della banda, appunto, del CB. Sì. Questo è la base, diciamo, della storia. Poi quello che succede è che effettivamente, insieme a riesumare queste attrezzature, c'è anche un riesumare delle amicizie, delle relazioni, e soprattutto a fare, diciamo, un confronto con il se stesso di prima, e anche un po' a cercare di tirare i fili di una vita che è diventata nel frattempo molto diversa, che ha subito vari scossoni personali, che hanno a che fare con un figlio da ritrovare, con degli amori, diciamo, vari passaggi amorosi che hanno un po' minato anche la sicurezza personale di quest'uomo, di questo Filippo. E quindi noi seguiamo da una parte la gara, che sicuramente è un espediente divertente, interessante, che permette poi di passare, cioè che i protagonisti passino del tempo insieme anche in macchina, che è un classico punto, diciamo, di confronto, no? Di chiacchiera, di relazione, e ci permette anche un po' di affrontare insieme a Filippo questo passato e un eventuale futuro. A parte appunto il discorso della banda, quello che succede poi è soprattutto un discorso di cambiamento personale, di più che altro di accettazione di una trasformazione, no? Cioè, a un certo punto arriviamo più o meno tutti a quell'età, intorno ai 40 anni, a farci un po' delle domande, no? Dove siamo stati, dove andiamo, è un po' quell'età tipica, e Filippo fa la stessa cosa, solo che confrontando... Ah, dimenticavo un elemento importante, non vi svelo perché, è che siamo nel 2019. Quindi poco prima di quello che poi sappiamo tutti. E, parlami un pochino del personaggio di Filippo. Che tipo di personaggio hai immaginato all'inizio, e che percorso volevi che facesse? Ma guarda, Filippo fa parte della mia collezione di loser. Tu peraltro ti sei occupata in passato di Casino Hormonal, sì, se non ricordo male, è un altro mio romanzo, ma io sono lo scrittore dei loser, capito? Cioè i miei personaggi, fra l'altro io qualche volta l'ho detto nelle interviste, io non amo particolarmente i miei protagonisti, preferisco spesso i comprimari, perché comunque sono delle persone irrisolte, no? Cioè c'è qualcosa che devono risolvere, che non necessariamente risolveranno. I miei personaggi si pongono più domande, sapendo che le risposte o non arriveranno o probabilmente non esistono, però se le pongono lo stesso. In questo senso Filippo è un po' diverso dai personaggi che lo hanno preceduto, perché non si pone troppe domande, però non si sottrae neanche all'eventualità di sofferenze che questo tornare indietro può provocargli, perché lui è scappato dalla sua, letteralmente è scappato dalla sua città natale, non perché non gli andasse bene, ma perché si è innamorato di un'altra persona con la quale si trasferisce in Emilia, poi le cose vanno male anche lì, quindi rimane sostanzialmente solo e sviluppa un'amicizia con una ragazza che fa un mestiere un po' particolare, ma che comunque sono realmente molto amici, e infatti il suo personaggio
personaggio sarà poi quello che un po' alleggerisce i toni, appunto, mm-hmm. della parte più drammatica forse della narrazione, ma un po' gli fa proprio da sostegno, da spalla, perché ha bisogno di qualcuno che lo sproni a fare cosa? A ritrovare questo figlio soprattutto, sì. Perché l'ha lasciato quando di anni ne aveva 14, se lo ritrova con 17, è un 17enne del giorno d'oggi. E fra l'altro io non so come la pensate voi, ma io non vorrei avere 17 anni oggi, sinceramente. Sono molto magari d'accordo. Una trentina sì, ma 17 proprio no. Neanche 16, neanche mm-hmm. 15, perché hanno una vita un po' difficile. Secondo sì. me ce l'hanno anche i genitori. E proprio il personaggio del figlio, secondo me, è la cosa che ricorderò di più di tutto il romanzo, perché è stato il personaggio più difficile da costruire, perché io da boomer quale sono e soprattutto da non genitore ho dovuto veramente da un lato immaginarmi tutto e poi dall'altro, come si fa per qualunque cosa quando scrivi, documentarmi. Uh-huh. E come ti documenti sui giovani di adesso? Li ascolti. Io ho la fortuna di fare il parrucchiere nella vita, okay. Quindi sulle poltrone del mio negozio mi si racconta la società intera, perché ho dall'avvocato all'operaio e dalla professoressa alla lavandaia. Però il discorso è che i ragazzi sono a volte un po' timidi, un po' chiusi, un po' legati anche alla comunicazione di cui stavamo parlando poco fa. Se vengono in tre o quattro in negozio, non è che quello che si taglia i capelli viene osservato dagli altri, gli altri stanno sul cellulare e si fanno un po' i fatti loro. Quindi per me è stato molto difficile riuscire a entrare in quel mood. Ce l'ho fatta grazie poi all'amicizia che ho sviluppato con un ragazzo molto speciale, un sedicenne che legge. Innanzitutto, lo so, vi sono diventati gli occhi bianchi, la bava alla bocca. Esiste un sedicenne, almeno un sedicenne che legge, sì, 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 e sì. Che con grande garbo mi ha spiegato un po' di cose, poi ha letto le battute che riguardano il ragazzino e tutto quello che è, e quindi abbiamo costruito insieme la figura di Nicola, si chiama Nicola, il figlio di Filippo. E questo è quanto, insomma. Certo. Quindi, ma bella questa cosa che tu ti sia confrontato con un reale sedicenne, cosa che molto spesso sì, le persone, sì. diciamo, sopra i 40 tendono a non fare, anche proprio per una questione di pregiudizio. Ma anche di ne abbiamo parlato fatica, anche l'altra più, volta. Ti dirò di più, Manuel, che saluto, per me realmente un amico. Cioè, certo. lo ringrazio anche alla fine del libro, come se si trattasse di un mio pari, ma di fatto lo è, perché avendo queste passioni comuni, andiamo anche al cinema insieme, eccetera, si azzera l'età, perché quando ami leggere, quando ami determinati tipi di musiche, quando ti piace il teatro, quando ti piace il cinema, e certo cinema, non parliamo di panettoni natalizi, siamo andati a rivedere Full Metal Jacket, che hanno rimesso al cinema per un anniversario, per una ricostruzione, non lo so, ma comunque finalmente l'ho visto al cinema anch'io, perché io l'ho visto in VHS, certo. Full Metal Jacket. E, ecco, quando ci sono queste passioni, la differenza di età si azzera, dopodiché chiaramente lui avrà un confronto molto più diretto con ragazzi suoi coetanei su determinate esperienze che riguardano la loro età. Certo. Ma per quanto riguarda un rapporto di amicizia basato su queste cose, è una figata. Certo, tra l'altro è interessante il lavoro che hai fatto, appunto, a questo punto anche con Manuel, ma in generale sul linguaggio, perché in effetti quello che c'è nel tuo libro è un po' un insieme di varie fonti di ispirazione linguistiche. C'è appunto un confronto fra la generazione più grande e quella più giovane, che in effetti a volte hanno difficoltà a capirsi e cercano un po' di spiegarsi le cose. C'è il linguaggio, certo. che appartiene al CB, quindi insomma è effettivamente ha un mondo di radioamatori che Filippo ogni tanto tenta di spiegare. C'è il dialetto in certi momenti, perché certo. siamo in un libro molto territoriale, poi anche questo volevo chiederti. Allora, prima parliamo un attimo di questo linguaggio. Come hai trovato una quadra, un equilibrio tra i vari aspetti e cosa volevi, insomma, che i vari linguaggi poi raccontassero?
Beh, secondo me noi siamo l'Italia dei popoli, anche se questo tende un po' al leghista come commento, ma vi assicuro non c'è nulla di politico, ma sarete d'accordo con me che ogni dialetto è una sorta di lingua, no? Fra parentesi, io sono vercellese di nascita, cioè, senz'altro di adozione, ma non sono vercellese di origini. I miei genitori sono campani, poi hanno vissuto in Inghilterra un botto di anni, quindi in casa mia si parlava un italiano quanto più possibile corretto. Quando litigavano in inglese, così pensavano che io magari non capissi, e io ho imparato il dialetto di Vercelli frequentando da bambino le cascine dei parenti dei miei amici, dove si parlava solo quello, quindi io l'ho imparato proprio come lingua, e faccio questo discorso un po' ovunque, no? Se parlassimo con un attore, tu pensa a un attore quando non solo devi imitare la parlata di qualcuno, di qualche personaggio famoso, ma anche proprio un dialetto che non è il suo, si trova di fronte a una lingua, perché cambia anche foneticamente la voce. E questo è un discorso molto interessante. Ovviamente, per farlo bene, per quanto riguarda per esempio il personaggio femminile di Elena, l'amica che affianca Filippo nella sua avventura-disavventura, ho chiesto a una scrittrice emiliana, Eliselle, di correggermi i dialoghi. Fra l'altro l'abbiamo fatto di persona, e l'abbiamo fatto come se li recitassimo. Wow. Perché era molto importante che suonassero come se fossero parlati. Certo. Questo è fondamentale. Ci sono dei compromessi, perché comunque tu non puoi immaginarti né la mia voce né la sua, quindi ci sono dei compromessi tecnici sui quali non mi dilungo perché sarebbero tediosi, ma fatto questo, il lavoro importante è stato proprio fare quella roba lì. Ci sono alcune battute in dialetto vercellese che io non sarei stato assolutamente in grado di riprodurre in nessuna maniera, soprattutto per iscritto, magari a voce sicuramente sì, ma per iscritto sarebbe stato difficile, e qui mi è corso incontro un professore che si occupa di dialetto vercellese, che ha supervisionato le parti del testo dove appunto comparivano queste pochissime battute, e anche lì però è stato un lavoro interessante, per breve che sia stato. Io amo molto queste cose, cioè alla fine è vero che l'ho ambientato a Vercelli, anche perché a Vercelli c'è stata realmente una caccia all'antenna, quindi mi piaceva che fosse proprio Vercelli il teatro della storia, ma io avrei potuto ambientarlo un po' ovunque. La cosa è che nel momento in cui tu ambienti una storia in Italia, hai a che fare con queste problematiche linguistiche che è molto interessante risolvere. E tra l'altro, appunto, il territorio è forte, anche perché si tratta, come dicevamo anche all'inizio, di una sorta di caccia al tesoro, quindi comunque ci vuole, vuole che gli spostamenti siano credibili, no? Che ci sia certo. Una sorta di toponomastica del luogo, tempistiche credibili, ci si sposta un po' in macchina, un po' a piedi. In effetti deve essere da una parte come un gioco, ma i giochi sappiamo sono una cosa molto seria, quindi bisogna che abbiano una filo. Io infatti mi sono un po' chiesta, ma l'avrai fatta tu questa piccola caccia? Sì, ero ragazzino, quindi mi ricordo poco, ma per realizzare quello che in scrittura creativa si chiama mondo narrativo, ma anche nei giochi si chiama così, sono cose che tecnicamente conosco molto bene per ovvie ragioni. Io ho fatto da solo la caccia al tesoro in città, perché dovevo capire quanto tempo ci avrebbero messo a correre da un punto all'altro, spostarsi in macchina da un punto all'altro, e dove nascondere la macchina. Questo l'abbiamo fatto realmente. Quindi un amico ha nascosto la macchina dove si vede nel libro, e io con un apparato che non ho, mi è stato prestato, ho girato la città per vedere in quali punti il segnale prendeva in un modo piuttosto che in un altro, in che modo sarei potuto arrivare là. Certo. E questa è una cosa che abbiamo fatto realmente, perché sennò come fai? No, me lo chiedo per un amico. Secondo te? Come? Chiedo per un amico. Secondo te, con una radio web si potrebbe fare una caccia al tesoro? Con una radio web non credo sia possibile, perché tu parli di un apparato radiofonico che lavora in digitale, o parli di un emittente web? No, un apparato digitale. Un apparato digitale forse potrebbe essere possibile, ma non so esattamente in che modo, comparando le due situazioni, perché in digitale noi abbiamo un segnale che viene emesso non attraverso
un'antenna che lavora su altre onde radio, ma su un segnale che da qui a dove siete voi è identico. Infatti. Ok? Quindi non credo che questo sia possibile. Forse è possibile organizzarla attraverso il web con degli indovinelli, con degli indovinelli che ti portano a delle tappe di questa, ma non credo che sia possibile fare una cosa della serie, che poi a un certo punto gli indovinelli finiscono, le regole della gara sono queste, per un po' si va avanti a tappe e la tappa la raggiungi tramite gli indovinelli, chi la raggiunge prima prende più punti, chi la raggiunge dopo ne prende meno, a un certo punto questa cosa si interrompe e parte un segnale misterioso da ricercare col rosmetro, vale a dire con gli strumenti che qualunque tipo di CB, anche quelle tipo ricetrasmittenti da polizia, che a me ricordano molto Chips, certo. Film che vedevo da ragazzino, ecco, qualunque apparato lo possiede, quindi tu segui il segnale un po' come una bussola, per intenderci. Esatto, sì. E fra l'altro nel libro si fa un esempio di questo genere, e lo fa il figlio al padre, e il padre gli risponde: e no, se no sarebbe un navigatore e non una radio CB. Perché fa questo esempio? Perché il navigatore si muove in modo digitale, di conseguenza dove sei ti indica sempre la strada giusta, linea di massima. Ottimo. Certo. Senti, un'ultima domanda che riguarda un po' il tuo rapporto con questa storia. Quello che fa Filippo è effettivamente un po' cercare di fare i conti con il proprio passato per come dire, orientare, come poi facciamo tutti, il futuro, no? Le sue scelte future. Certo. Come hai detto anche tu all'inizio, lui non è uno tanto d'azione, è più uno che risponde agli stimoli, e in effetti quello che poi succede è che si circonda di persone magari anche più forti, più decisioniste, no? Come Elena stessa, che lo direzionano, fino a che a un certo punto lui decide qualcosa di sé, della sua vita, ed è quello poi il momento in cui c'è un po' una svolta rispetto a quello che farà in futuro. Che cosa hai scoperto di te scrivendo questo libro? Anche, non dico rispetto al tuo passato personale, però voglio sapere, cioè rispetto ai tuoi meccanismi, no, di rapporto col passato e il futuro. Non voglio sapere quanto c'è di te, ma quanto hai scoperto di te scrivendo? Quasi marzulliana. Sì, un po' marzulliana sta domanda, però mi piaceva. Beh, tu pensa che comunque questo romanzo io l'ho scritto a seguito dell'Isola senza tempo, no? Perché poi in mezzo è uscito anche la nuova edizione di Caro scrittore in erba, che ho potenziato con nuovi capitoli, ma di fatto il mio ultimo romanzo è stato L'Isola senza tempo, che è uscito nell'ottobre del 2020, quindi a ridosso della pandemia, quando c'erano ancora zone rosse, zone grigie. L'Isola senza tempo è il luogo che io ho costruito per dire addio a mio padre, no? Quindi è stato un libro dalla gestazione piuttosto lunga e da un punto di vista personale anche molto forte. Dunque avevo bisogno di scrivere qualcosa che da un punto di vista personale mi rilassasse un po', perché ero uscito insomma abbastanza devastato, no? Dalla stesura dell'isola. E voi avete letto il romanzo, quindi da un punto di vista mainstream sapete che probabilmente qualcosina di più impegnativo ce l'ho messo lo stesso, perché sono fatto così, mi piace veicolare dei messaggi, delle cose. Riguardo al passato però, scrivendo questo libro ho scoperto alcune cose importanti. Intanto appunto il vero valore delle lingue dialettali, che sono non soltanto, cioè una lingua è proprio il tuo modo di cristallizzare il mondo, no? Cioè tu pensa all'inglese home e house, no? Home è casa mia, la casa dove io torno tutti i giorni, house è la casa di chiunque, no? Quindi già soltanto con una parola abbiamo una visione di quel mondo lì, di quella civiltà lì, e la lingua italiana è piena di termini, per cui figurati, quindi già questo è stata a mio avviso una lezione molto importante. Poi io un po' per lavoro, un po' per come sono fatto, io guardo sempre al presente, io vivo sempre sul pezzo, io non sono come i miei personaggi, sono molto pragmatico, vivo sempre sul pezzo, mi piace, non mi piace guardarmi troppo indietro, anche se attraverso la scrittura mi rendo conto che il presente è fatto da ciò che ci siamo lasciati alle spalle, quindi spesse volte non tanto guardarci indietro, ma guardare bene quello che stiamo facendo ci insegna a capire per quale motivo siamo vissuti fino a ora. Un secondo dopo, quell'ora è già passato. Quindi il tuo unico, lo dicono benissimo i giapponesi nella loro cultura, il presente si chiama presente perché è un dono. E quindi è l'unica cosa che abbiamo.
Questa è la cosa. Però la scrittura ci permette di indagare anche il passato e, perché no, fermare la memoria. È quello che ho voluto fare anche con l'esperienza di scrivere il diario durante il lockdown, che è stato pubblicato anche quello da Las Vegas, ma soltanto in formato ebook, e non aveva nessun tipo di proposta editoriale iniziale. L'ho scritto per me, perché in un momento del genere avrei voluto fermare degli attimi che probabilmente non avrei colto nella vita normale di tutti i giorni, e quindi l'ho voluto fare così. Ecco, io credo che la scrittura serva un po' a preservare questo, se la usi bene. Poi, come tutte le cose, insomma, anche certo, la fissione atomica è stata inventata per fare del bene, poi certo, abbiamo visto come è andata, insomma. Lei, l'ebook a cui facevi riferimento, e le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile, Diario di un parrucchiere in quarantena, sempre edizioni, esatto, Las Vegas. Grazie mille, grazie a Gianluca Mercadante. Abbiamo parlato di Banda Cittadina, pubblicato da Las Vegas Edizioni. La seconda scelta è per noi molto utile, perché ci permette poi di agganciarci e parlare della serie sugli 883, ma in generale si tratta degli anni, che è, io credo, una delle canzoni riferimento per fare i conti col proprio passato, no? Da un certo punto di vista. Assolutamente, io l'ho scelta proprio per questo motivo, perché il tono nostalgico nel romanzo emerge solo a tratti, e francamente non provo particolari nostalgie per quel periodo. Mi piace pensare che magari si potrebbe imparare qualcosa, però, certo, no? da queste robe qui. Però Max Pezzali ha veramente fotografato la mia generazione. In fin dei conti, nel libro io di cosa parlo? Della mia generazione, perché Filippo ha la mia età, quindi certo, possiamo un po' capirci io e lui su certe cose. Credo che gli anni sia la canzone giusta. La cosa divertente di questa canzone, io lo dico spesso, è che è una canzone che senti cantare a volte anche alle generazioni attuali, adesso poi magari con gli 883, mm-hmm, perché adesso è proprio un riferimento, cioè, nel senso, anche se quella parla di un certo periodo, però il concetto e il modo in cui lo fa è veramente universale, perché l'ho vista cantare, certo, a dei attuali tredicenni, quattordicenni, che uno dice: ma perché cantano gli anni? Cioè, voglio dire, non sono i loro anni, però l'idea degli anni passati o degli anni che si sta vivendo e che in qualche modo ti fomentano è una cosa molto universale. No, ma ti dirò di più, io sono, nonostante i miei ascolti musicali, io sono andato a sentire Max Pezzali quest'estate, sono stato proprio contento di andare a sentirlo, contento per lui, perché lui non è un uomo di spettacolo, cioè non è uno che salta sul palco, fa casino, non è un giovanotti, per dire, ma è una persona che con grande semplicità, perché poi la scrittura delle sue canzoni è molto semplice, anche se io sono dell'avviso che la grande semplicità nasconde sempre una grande ricerca, altrimenti non ci arrivi alla semplicità, ma comunque il risultato poi è quello, ma hanno veramente fotografato un'epoca, ma l'hanno fatto in maniera così universale da andare a coinvolgere tutti. Certo. Al concerto di Max c'erano tutte le età, mancavano forse le nonnine di 90 anni con l'uncinetto, ma probabilmente perché non è situazione per loro. Certo. Per cui tutto il resto state tranquilli che c'era, e sono molto felice di poter annunciare con voi il prossimo pezzo che farete sentire, perché è una canzone che merita di essere ascoltata e cantata da tutti. Grazie mille Gianluca, a presto. Ascoltiamo a gli voi. Anni. Grazie Ciao. Mille. Ciao.